Ok, benvenuti, seconda sessione business model. Oggi finiamo la chiacchierata che abbiamo iniziato ieri su un business model di The Cube. Quindi ieri eravamo rimasti a definire tre classi di clienti. Avete ancora quel foglio? Bene, chi mi fa un recap? Marialba? Startup. Target di clienti abbiamo definito ieri startup, studenti, spin-off, aziende, consulenti, business angel e investitori. Per gli startup il revenue proposto è di 150 euro al mese e come valore cercano co-working, incluso di utenze, eccetera, e crowd searching, consulenza, mentor e formazione. Come studenti ci sono stati dei pareri abbastanza discordanti, come revenue si parlava dai 500 all'anno, altri 100 l'anno, altri ancora una quota annuale di 25 euro e più o meno cercano come valore il co-working e comunque un luogo di formazione. Per gli spin-off universitari molto simile alle esigenze delle start-up, lo stesso revenue di 150 al mese e come valore appunto c'è sempre il co-working e la formazione. Poi ci sono le aziende che in realtà non hanno un revenue stabilito ma un range di revenue che può essere tra i 2.000 e i 5.000 euro e come valore richiedono comunque capitale umano e know-how. E poi abbiamo i consulenti che come revenue non c'è un valore economico ma quanto più ricevere clienti. Come revenue potrebbe essere una percentuale sulla commessa che viene procurata. Sì, oppure una o una fee. Una fee. E poi business angel e investitori, però non ho segnato niente, forse non ne avevamo parlato. Era l'ultimo punto. A cosa potrebbe essere... A cosa potrebbe essere interessato un business angel o un venture? In The Cube? In startup formate, in progetti pronti su cui investire. In particolar modo ci sono diversi business angel, anche locali, che sono interessati a investire fino ai 20-30k per supportare dei progetti di impresa. E questo l'ho vissuto perché più di qualcuno è venuto a chiederci progetti interessanti su cui investire. Quindi quello che stiamo cercando di fare è anche canalizzare un po' questi due mondi. Essere al centro ci permette di dire, caro investitore, che ti interessa? Una startup sul turismo? Ok, abbiamo questa. Oppure abbiamo questa. Oppure ti interessa una startup nel green e nel clean tech? Abbiamo questa. Ti facciamo degli incontri one to one oppure degli eventi dove partecipi e ti scegli la tua startup. Però vi dico anche un altro piccolo dettaglio. Dal punto di vista business angel e venture, in Italia non è l'America, e questo lo sappiamo già. In Italia è difficile che qualcuno dall'estero investa, perché fondamentalmente abbiamo diverse criticità, che sono fondamentalmente alti livelli di tassazione, scarsa sicurezza dal punto di vista giuridico, una causa inizia ma non si sa quando finisce. Non c'è una pratica giuridica snella e soprattutto con dei casi di studio che ti dicano certezza su una pena o meno. Quindi tutto questo mondo così variabile per un investitore è uguale ad alto rischio. Quindi attrarre investimenti esteri è difficile proprio per questi motivi. Che cosa può succedere però? Che magari queste persone possono investire su di voi e far aprirvi una startup in altri paesi, cosa che può essere anche fattibile. Oppure un'altra cosa che si può fare è organizzare degli incontri per far sì che degli investitori esteri vengano qua a conoscere le startup locali, e questo lo si potrebbe fare. Su questo ci stiamo anche lavorando. Come funziona in America? Per parlare sempre di questo segmento di mercato che sono business angel e venture. In America funziona che c'è l'evento, ok, tu startup vuoi presentare, ti do 100 euro per iscriverti. Nell'evento tu presenti.
Tu sei un investitore, vuoi partecipare all'evento? Ci sono 100 startup? Mi paghi 700 euro per entrare. Quindi organizzando un evento di matching io posso far incontrare questi due mondi e al tempo stesso prendere una revenue stream dall'investitore che di per certo c'ha i soldi e una piccola revenue stream dalla startup per l'opportunità concessa. Quindi fondamentalmente quando vado a fare questa analisi, questo modello di business, i miei clienti, chi sono? Chi potrebbero essere? Chi c'ha una disponibilità maggiore? Gli investitori o gli startup? Quindi per me gli investitori sono un cliente target. Dobbiamo cercare però di trovare un modo per farli entrare o in The Cube come mentor, con altre attività che possono fare e capire, trovare un meccanismo per far sì che durante il corso dell'anno io riesca ad avere i miei costi coperti. Questo perché The Cube, per come è nata, per come è costituita, è un'associazione. Quindi a noi non importa avere costi minori di ricavi, a noi importa avere costi uguali ricavi. Copertura dei costi, prendere una persona, due, e farle gestire questa associazione e far sì che questa associazione cresca nel tempo. L'importante è avere dei costi coperti. Allora, quali sono? Abbiamo detto queste diverse classi di clienti. Come possono essere dei canali per farli incontrare e delle relazioni da instaurare? Le relazioni si instaurano in un percorso di formazione che si può fare. Un percorso di formazione che può essere anche di affiancamento, no? Ti posso far fare l'incontro con l'investitore, startup investitore, e poi segue un percorso di formazione dove noi dell'associazione seguiamo la startup nel tempo. Tu investitore la segui periodicamente e dici ok, fra un mese vengo a vedere un po' i risultati. Però non è solo la startup, non è solo l'investitore, non sono solo entrambe, ma c'è una rete di startup e l'associazione che le supporta e una rete di investitori. Quali sono i canali? Ragazzi, canali? Come accedo ai miei clienti? Attraverso i vari canali di comunicazione di cui abbiamo fatto alcuni esempi ieri. Esatto, questo sono un canale. Ricordatevi però che siamo di fronte alla facoltà di ingegneria, quindi come canale ci sarà sicuramente un andare in tutte le classi e dire cari studenti di ingegneria, che cosa volete fare da grandi? Ricordatevi che noi siamo qua e facciamo questo. Se volete venire, se volete partecipare ai nostri eventi, facciamo un evento mensile con tre associazioni. Se volete passare, qui c'è il nostro sito web, qui c'è la sessione di startup che lavorano con noi e qui c'è una sessione di lavori aperti per chiunque di voi volesse fare una tesi o uno stage all'interno di una delle startup incubate. Quindi, quali saranno quindi le attività da fare? Le attività sono connesse al valore. Se ha valore la formazione per la startup, ci sarà un'attività di organizzazione di un corso di formazione che dovrà essere fatta da noi. Quindi come attività chiave ci sarà organizzazione e formazione. Questo è un processo chiave. Era, diciamo, per noi questo laboratorio è una fase di sperimentazione. Quindi lo stiamo facendo per capire un po' quali sono i feedback da parte vostra, su quali docenti possiamo fare affidamento. Vi dico anche che con un paio di docenti stiamo cercando anche di portarli all'interno dell'associazione e quindi possano essere dei mentor per le startup incubate al termine del percorso. Con altri invece stiamo facendo un discorso ancora più ampio, cioè cercare tra le reti del mentor altre persone che possono essere interessate. Che cosa succede molto spesso? Io ho una startup nell'ambito ingegneristico o avionica, però non ho una conoscenza specifica del mercato.
cosa posso fare? A parte Black Sheep che stanno volando alto, posso avere come mentor una persona che lavora in Avio, in Alenia, in una di queste grosse aziende, che mi possa dedicare un'ora del suo tempo al mese per 8 mesi e mi dice: guarda che il mercato sta andando in questa direzione, oppure guarda che è passata una normativa adesso a livello europeo stringente e quindi se tu fai le ali così invece dell'ala particolare non passi i controlli. Soprattutto quello che serve è una persona che sia già sul mercato e ti dia qualche spunto, qualche feedback su come vanno le cose su quello specifico mercato. All'interno di un percorso di incubazione che noi abbiamo visto a Step, non so quanti di voi hanno visto il sito di Acube, alzate le mani. Noi abbiamo ipotizzato un percorso. Ci sono 4 livelli. Il primo percorso è di sensibilizzazione, perché fondamentalmente crediamo che l'attuale formazione universitaria manchi di un piccolo step, che sia uno step operativo oppure uno step di realtà nuda e cruda. Molti studenti escono dall'università e dicono: sono un mito, mi sono laureato 110 in lode e adesso magari ho anche un dottorato, e poi dici tutte le aziende verranno a cercarmi. La realtà è che non è assolutamente così. La realtà è che sarai costretto a guardarti tutti i siti delle aziende, lavora con noi, posizioni aperte, andrai a vedere tutte le opzioni e dici: ma io che cacchio so fare? Quindi una cosa che serve è: cari ragazzi, avete fatto la vostra tesi, state lavorando sulla vostra tesi, perché non la sfruttate per fare un progetto che piace a voi? Perché senza andare dal docente a chiedere la tesi non lavorate su una vostra tesi, su un vostro progetto? Questa è una cosa che manca da noi. Ma credo che sia un po' un limite anche dal punto di vista, diciamo, di come è organizzata l'istruzione. Perché mentre in America io mi decido gli esami che devo fare, quindi posso prendermi un esame da biologia, un esame da ingegneria, un esame da lingua e letteratura, al termine del mio percorso ho conosciuto magari persone di più ambiti perché ho fatto più corsi e con loro mi può anche venire in mente l'idea di organizzare qualcosa. Ma soprattutto gli esami che mi prendo sono perché ho intenzione di portare avanti un mio progetto. Vai, dimmi. Che all'inizio nessuno studente sa, però sono pochi chi hanno. Quindi un minimo di formazione certa per cui ti formi, ti strutturi in un modo, va bene. Poi secondo me verso la fine andrebbe integrato con dei corsi, come dici tu, più operativi, una formazione più... Ti dico qual è stata la mia esperienza. Io ho fatto un progetto di ricerca con europeo e a me servivano delle conoscenze da matematica e da informatica. Quindi io durante il mio percorso di studi ho detto: ok, voglio andare a fare poi, a lavorare su questa tesi, a fare un tirocinio in questa azienda, però mi servono delle nozioni di logistica avanzata, e l'ho fatto con matematica, e di informatica a livello di programmazione. E ho fatto Bash, quindi linguaggio di programmazione con Linux. E li ho fatti e ho inserito questi esami. Però ho avuto anche difficoltà, perché magari c'è scarsa flessibilità per dire: ok, ma perché ti vuoi mettere questi esami? Perché vuoi fare 5 crediti in più? Ho detto: perché me li voglio mettere prima, devo partire in Erasmus dopo e non voglio tornare a farmi 2 esami, ne voglio fare solo uno. E me li voglio fare prima, mi faccio anzi 5 esami prima e non 2, me li voglio fare 5 perché poi voglio fare l'Erasmus. Un'altra cosa su cui vorrei fosse, diciamo, un piccolo step da aggiungere alla didattica nostra è quella di un Erasmus da fare obbligatoriamente. Perché l'esperienza all'estero ti fa capire che il mercato non è la porta di casa tua o il quartiere di casa tua. Il mercato è globale. E se tu non hai una formazione globale, tu non puoi andare a competere da nessuna parte. Perché là fuori ti mangiano. Se tu invece sei formato, sai come muoverti, allora i rischi sono di meno. Quando siamo... Sono stato in Cina 2 settimane fa. Molte aziende con un grosso know-how avevano una difficoltà perché magari non erano riuscite a tutelare il loro know-how. O perché il brevetto non viene visto ancora come qualcosa di lontano e di distante. Quando sono stato in un centro a Tianjin,
c'era questo centro iper mega tecnologico che ricorda molto l'IT che ci abbiamo qui, e c'era una grossa lavagna luminosa e c'era il numero di brevetti che avevano fatto dalla loro apertura, 680. C'era un'altra azienda che produce pile, che abbiamo visitato sempre a Tianjin, per Samsung, per Apple, per HP, per tutta una serie di fornitori, e c'era un muro con tutte le targhe dei brevetti. Allora, se un'azienda vuole essere globale, se un'azienda vuole tutelarsi, se un'azienda vuole contraddistinguersi in Europa o nel mondo per l'unicità che sa fare, per il valore che porta al cliente, questo valore necessita di essere tutelato. E bisogna sapere tutti gli errori da non fare, specie quando una persona è ricercatrice. Molti fanno, ok, faccio la pubblicazione. No, fai prima il brevetto, poi il giorno dopo la puoi fare la pubblicazione. Non ti perdi niente, lo puoi fare comunque. Tornando indietro, key activities, organizzazione di un percorso di formazione. Il percorso di formazione noi l'abbiamo iniziato a fare già al primo step di sensibilizzazione. Allora, che cosa vorremmo fare? Sensibilizzazione, eventi formativi. Dove vuoi venire è gratis. Almeno adesso, per quest'anno li abbiamo fatti gratis. Nel prossimo periodo pensiamo di fare dei cicli di testimonianze con delle persone che conosciamo, che sono start-upper e che vale la pena sentire, vale la pena ascoltare perché ti danno tanto. E organizzarlo anche in maniera meno informale, stile un aperitivo. Il prossimo step è quello di contaminazione, cioè sensibilizzazione livello zero. Vengo e capisco un po' che cos'è sta startup, di che stiamo parlando. Al che una persona si forma anche da sola, anche sentendo questi eventi, parlando, scaricandosi il materiale, leggendoselo. Alla fine l'informazione è libera. Secondo step, contaminazione. Faccio amicizia con altri ragazzi e decido di portare avanti un progetto. Allora inizio a lavorare per sapere un po', per strutturare una piccola presentazione di 5-10 slide per raccontare grosso modo quella che è l'idea. Su questo step di contaminazione aperto a tutti gli studenti, i ragazzi si incontrano, fanno un gruppo e decidono se vogliono di partecipare al terzo step. Però questo è un livello aperto. Cioè, se vuoi venire perché ti manca una risorsa, vieni, trova la risorsa tra la rete che abbiamo con The Cube e poi decidi se partire a livello passare a livello 3 o meno. Il livello 3 che abbiamo pensato è un percorso di incubazione. 6 mesi. E poi via. Perché poi via? Perché io ti posso dare supporto soltanto nella fase di strutturare un business plan. Poi se vuoi fare l'incubazione per startup, la vai a fare in un incubatore, la vai a fare con un venture capital, la vai a fare con un business angel, la vai a fare con l'università se vuoi diventare una spin-off. Abbiamo anche questa opportunità. La vai a fare, puoi andare sul mercato e aprire il garage, puoi fare anche quello se vuoi. Cioè, noi ti diamo una mano in questi 6 mesi. Il quarto livello è il livello evolution, cioè noi ti supportiamo nell'uscita, ti organizziamo degli eventi, ti possiamo organizzare un percorso come spin-off con l'università. L'uscita la decidi tu. Noi ti possiamo soltanto farti vedere quali sono le strade e poi tu scegli. Per cui tu decidi di fare tutto il percorso, sia praticamente l'incubatore che l'acceleratore. Noi... Pertanto, da quanto mi pare di capire, l'intenzione è quella di fare sia l'incubatore che l'acceleratore. Noi attualmente stiamo facendo... l'incubatore credo che sia qualcosa per startup. Credo che l'incubatore... l'università sta già lavorando in tal senso per creare delle sedi adatte a incubare delle spin-off dell'università. I progetti di incubazione ce ne sono tanti. Forse sapremo qualcosa di più alla fine di quest'anno. So che anche il comune si sta adoperando in tal senso, anche perché crede su questo fenomeno delle start-up e soprattutto vuole investire anche degli spazi per fare in modo di avere una struttura adeguata allo sviluppo imprenditoriale. A prescindere dalla lungimiranza o dalla velocità della pubblica amministrazione, le start-up nascono e muoiono nell'arco di 6 mesi.
il concetto, insomma, la mia domanda provocatoria più che altro era: la tendenza è quella di trasformare ormai tutti in acceleratori. Sì. Mentre nella pubblica amministrazione ancora vediamo dei concorsi per le idee, per cui vabbè, un po' come arrivare a fare il percorso di un umano dall'embrione fino al matrimonio, ecco. No, adesso c'è la parola di moda, sono acceleratori, sono living lab, sono queste parole. Alla fine sono cambiano il nome, ma il concetto è lo stesso. Ok, però alla fine i soldi sono diversi. Alla fine i soldi sono diversi. Noi, allora, sicuramente ti faremo un'analisi anche delle strade da intraprendere, no? Può darsi anche che se hai finito il periodo di incubazione, ma non c'è una realtà, un incubatore, qui ti diciamo, guarda, qua a Lecce o qua a Bari non è pronto, ti possiamo mettere in contatto con un incubatore a Roma, con un incubatore a Tel Aviv, con un incubatore a San Francisco. Pertanto tu dici, io voglio fare un da punto di riferimento per il Salento e dare l'opportunità alle startup locali di arrivare all'accelerazione. Esatto. Pertanto io li accompagno. Come se fosse, scusami se interrompo, un pre-incubatore. È come se fosse The Cube, è come se fosse in questo momento un pre-incubatore. Esatto. Che poi ti assiste nella primissima fase di incubazione e ti dà le dritte per poter andare davanti. Fondamentalmente, avanti da sola. Gli incubatori cosa fanno? Ah, vuoi una valutazione per entrare? Ok, mandami il business plan. Il business plan, dici, ok, come si scrive? Oppure certe volte, molte volte, sono di più le persone che vengono e ti dicono: ah, io ho questa idea, come posso fare? E io dico, ok, va bene, chi sei? Chi c'è in team con te? Sei da solo? Su una startup, se sei da solo, questo molte volte viene visto male. Perché dici, ok, se non hai nessuno che hai convinto a fare la startup con te, significa che avrai una scarsa attitudine a legare con le persone e soprattutto a trovare nuovi soci. Questo è, diciamo, un primo sentimento che dai quando dici ho fatto questa startup da solo. Poi ci sono anche casi differenti, ti parlo di casistiche che ho vissuto o che ho sentito. Quindi certe volte andare con un team composto da 2-3 persone, 4, ti permette di avere anche più flessibilità di affrontare più problemi, specie se le 4 persone hanno un background differente. Che succede su una startup? Abbiamo dei problemi legali, c'è da scrivere un contratto di acquisizione, di una lettera di interesse. Chi la fa? Ok, vado, mi guardo le lettere di interesse e poi magari faccio casini. Ho un copia e incolla. Se invece ho con me e segue, diciamo, i miei interessi, una persona che è un avvocato e che magari segue queste pratiche e gli ho dato un 3% della società e mi cura solo quegli aspetti, io non pagherò più l'avvocato per la singola pratica. Dico, senti, c'è il 3%, mi serve questo favore, e fammelo. Che favore, mi serve sto lavoro, sto dando il 3%. Esatto. Così, nella stessa identica maniera, analisi finanziaria. Come si fa? Personalmente io ho fatto la scelta di mettermi in società un docente dell'università a contratto che si occupa di pianificazione e analisi finanziaria, che vi farà lezione qua fra 2 settimane. Giovanni. Lui ha curato tutta la parte finanziaria. Abbiamo fatto un percorso con lui molto base, siamo partiti proprio da, ok, i conti della serva. Qual è il processo questo? Quanto vi costa? Ok, a questo processo associo queste risorse che hanno un costo orario X. Alla fine di tutto il processo ho determinato i miei costi. A quanto lo vendo il prodotto? Fate un'analisi dei costi a cui applicate un markup e in più andate a fare un'analisi dal cliente per dire quanto è disposto. Oppure fate un'analisi al cliente per capire, nel mio caso, quanto recupera su quel materiale. Perché il valore può essere anche quanto recupera. Quindi, che activities? Formazione, networking, eventi, organizzazione eventi.
Come? Le altre? Sì. Ma vuoi la ripetizione di quello che sono detto? No, delle key activities. Un recap. Abbiamo detto formazione, incubazione, evolution. No, quelli sono gli step, sono i tre step. Come attività chiave, formazione, organizzazione, eventi, incontri con i testimoni, consulenza. Per fare questo, come risorse chiave, che risorse servono? Quali sono le risorse per seguire questi aspetti? Sicuramente risorse umane, visto che quanti? 2, 3, 5 professionisti, mentor. Dimmi qualcosa anche tu, no? Location sicuramente. Spazi. Per gli spazi, secondo voi, come associazione, potrei avere 150 metri quadri di spazi? No, questo non lo fa. Quindi, quali sono i miei partner? Associazioni, università, enti. Un'altra cosa, sul percorso di evolution, se io voglio che queste startup entrano in una rete globale, quali possono essere i miei partner? Sulla rete globale? Sì. Un centro media? No. Incubatori più sviluppati di te? Esatto. Incubatori che siano nel mondo. Allora, vi posso anticipare che stiamo collaborando con un'associazione che opera su Boston e fa le stesse identiche cose. Per fare in modo che al termine di un percorso qui, queste persone possono... Salve. Possono andare a farsi magari un percorso in America per identificare fondamentalmente se il mercato americano può essere pronto e maturo. Stiamo dialogando con altri acceleratori di imprese in Italia per capire fondamentalmente solo se sono interessati, ma anche per dire degli eventi in cui diciamo ok, noi il 20 di giugno facciamo questo evento. Voi venite a sentire tutte le nostre startup e poi mi dite a chi siete interessati. Quali sono i costi di struttura che impattano su un'associazione snella? Averli quasi gratis. Gli spazi dipende dalla convenzione. Sì, convenzione con l'università che è uno scambio di interesse. Sì. Ma per il resto, quali sono le risorse, abbiamo detto? Persone, consulenti, testimonial, i costi di viaggio delle persone che vengono. Non so, delle locandine per... In un'ottica di lean startup, noi la pubblicità la stiamo facendo solo ed esclusivamente sui social. Forse anche male. Ci proviamo. Ci stiamo cimentando anche noi con questa avventura. Diciamo, madre mi guarda. No, perché magari ci sono altre persone che sul lato social sono molto più esperte di me e quindi magari potrebbero avere qualcosa da dare a questo posto e a questa struttura. Oggi lo facciamo. Va bene. Rientro dalla pausa, tutti quanti che hanno un cellulare intelligente faranno il check-in sulla pagina Facebook, che non l'abbiamo mai fatto in questo percorso, nessuno di noi. Va bene. Noi stessi siamo promotori di un'iniziativa che ci soddisfa, perché se abbiamo un'app Facebook, fare il check-in vuol dire che tutti i nostri contatti ne vengano a conoscenza, perché viene promosso meglio che non... Dicevo, ognuno di noi ha un telefono intelligente, più o meno tutti abbiamo l'app Facebook, pertanto facendo il check-in praticamente a tutti i nostri amici viene mostrata questo fatto. Molto di più se no, che non lo spazio acquistato, magari un post sponsored dalla stessa D-Cube. Pertanto noi stessi che siamo partecipanti all'evento siamo dei maggiori diffusori, come dire, promotori dello stesso. Pertanto se la cosa è di vostro gradimento si potrebbe fare.
Ecco. Non sulla connessione, bisogna andare di 3G con i cellulari. Con un telefonino. Beh, non so se questa cosa interessa a molti. Volevo capire, per quanto riguarda le foto dell'evento che vengono postate su Facebook, proprio in merito a questo discorso, che io ho provato a taggare col mio nome per poterle condividere ad un numero di persone, ma non mi dà la voce taggati in, diciamo, in autonomia. Volevo capire se... Perché io ho condiviso l'album per intero, okay, no? Ovviamente. Però la visibilità viene anche nel momento in cui io mi taggo, quindi Francesco è stato taggato in queste... Ma è molto bassa. Facebook lo propaga in maniera 2-3% dei tuoi contatti. Mentre quando fai check-in, essendo una questione pubblicitaria sua, ti aiuta molto di più. Impariamo. No, la condivisione, perché tu quando prendi una sua fotografia, poi chiudo il discorso Facebook che può essere interessante ma non è attinente al corso, la fotografia viene condivisa, mettiamo da parte, loro caricano la fotografia e viene vista dal circa 10% degli utenti che hanno messo mi piace sulla pagina, okay? Tu condividi questa galleria fotografica, vedranno meno del 10% dei tuoi contatti, ma molto molto meno, saranno 1-2% che vedranno quella cosa, a meno che non vanno sulla tua bacheca, ovviamente, sulla tua wall. Ecco. Se invece tu fai check-in sulla sua pagina dicendoci io ci sono stato qua, quella cosa, oltre a rimanere nella tua bacheca perennemente tra gli ultimi posti dove tu ci sei stato, è anche molto più propagata dal punto di vista di percentuale di utenti che sono tuoi amici che lo vedono, non solo, anche i suoi lo vedono. Per cui il check-in è un incrociato, un modo per coinvolgere la gente sul social network, non farli uscire. Quindi i prossimi incontri li faremo con il check-in obbligatorio all'inizio. È utile anche per le vostre attività quando poi lo farete. Quando arriva la gente. Oggi il microfono è particolarmente. Mi serve particolarmente perché ho un mal di gola allucinante. Allora, una cosa importante da fare man mano è pubblicare le foto e poi prendersi la briga, tra virgolette, di taggare ognuno, perché poi, cioè, lo potete fare solo voi. Sì, vabbè. Quindi taggare, quindi in maniera istantanea, appunto in quel momento, ognuno, Giorgio, Ivan... varie ed eventuali, in modo tale da creare... Lo possiamo fare nei prossimi incontri. Oggi non c'è, ma fondamentalmente abbiamo due ragazzi che seguono tutta la parte di Twitter e social. No, è anche una minuzia, cioè... Una cosa che abbiamo fatto e che volevamo, cioè pensavamo fosse carina, fosse quella di fare interagire tutti quelli che ci seguono in streaming con la classe, con il tweet. Finora però, nonostante abbiamo questa opportunità, scarsamente è stata utilizzata, cioè non ci sono mai arrivate domande specifiche sull'argomento. Questo perché o non siamo bravi a comunicarlo oppure c'è scarsa formazione. Queste sono le cause che io vedo. Comunque parte anche dal presupposto che non è così banale gestire una pagina. No, non è assolutamente banale, infatti per quello ci mettiamo almeno due persone per gestirlo. Non è assolutamente banale gestire i social. No. Ci vogliono delle persone dedicate e che siano anche skillate su quella parte. Allora, adesso facciamo un corso di social media. Lo possiamo fare anche mettendo, diciamo, a fattor comune quelle che sono le vostre esperienze. Quanti di voi gestiscono una pagina, per curiosità, su Facebook? Tolto te. E come vanno le vostre pagine? Dipende quali sono i tuoi obiettivi. Tipo Facebook, che per me è il... In una pagina da 50.000 utenti e un'altra che ne ha 100. Dipende qual è l'obiettivo. La tua qual è? Allora, aspetta già. Lui necessita. Oggi tu raggi, allora. Vedi, dopo ti facciamo fare colazione. Che bella cosa. Dulcis in fondo, anzi nel mezzo.
Allora, ne gestisco metà per diletto personale e altre sono progetti di amici in fase di startup, insomma, in fase iniziale. C'è una bella interazione, che è la cosa che mi interessa di più. Non trovi tantissimi fan, 100, 300 è la forchetta. No, la, cioè, il, come tipo, la parentesi, scusami. Vabbè. Come? Sì, vabbè, lo dico questo. E quindi magari la pagina, con, ti faccio un esempio, adesso non mi ricordo perfettamente, magari ha 200, 300, 400 fan e l'interazione, c'è gente che ne parla accanto, c'è l'informazioncina, magari 50, 60, 70, 100, quella è la cosa che a me interessa di più. Poi, ecco, Ivan ha ragionissimo, cioè dipende anche molto dal tipo di progetto, dal quello che stai facendo poi nel merito, però ripeto, per quanto mi riguarda, metà ne gestisco per diletto, sono pagine mie, insomma, di blog, eccetera, poi altre aiuto amici appunto in questi tipo di progetti, però è quella, cioè, l'interazione, comunque lo scambio del feedback, del commento, del mi piace, insomma, qualsiasi altra cosa è la cosa più importante, almeno in questa fase, per quanto ci riguarda. Poi magari più in là serviranno i like, vabbè, poi questa è un'altra storia. Colgo lo spunto, vai. Abbiamo parlato di Facebook, ti risponde Ivan. Qual è il modello di business di Facebook? Ti rispondo io. Ah, oggi vedremo degli esempi. Ah, quindi lo fai tu, esempi concreti. No, ce lo dici tu. Vedremo tre esempi: un prodotto, un service, Facebook, un prodotto fisico, Nintendo, Wii, e il progetto, il meglio, Nescafè, le cialdine. Questi sono tre casi che hanno già trattato altre persone, Alex Osterwalder in primis, ma anche Boswa di Ujade, che era un'altra persona che avevamo contattato per essere qui, ma si trova attualmente in Bolivia. Questo è il modello di business di Facebook. Qual è la value proposition? Offrire sentimenti, valori e affetti a oltre 600 milioni di persone. Si vede bene? O spegniamo le luci? Ok. Era qualche secolo fa. Un bel po'. Credo che adesso, dal punto di vista di utenti, siano cresciuti tantissimo. Terzo continente? È più o meno. Allora, quali sono i clienti? Come si legge questo? Da dove si parte se devo leggere un modello di business? Che cosa mi ha insegnato ieri? Da? Si parte da destra, dal cliente. Poi si va al valore e si dice: per questo cliente io offro questo valore e lo raggiungo con questi canali e con queste relazioni. Dunque, quali sono i clienti? Tutte le persone su internet, tutte le aziende e tutti gli sviluppatori di applicazioni e giochi. Per questo Facebook offre una rete, una connessione di 600 milioni, era un po' vecchiotto, a cui offro anche informazioni, applicazioni, dati, mi piace e altre opzioni tipo notifiche, eventi e quant'altro. Quali sono i canali? I canali facebook.com, nient'altro, solo un sito web. Quali sono le relazioni invece? Le relazioni con un network di affetti. Dimmi, microfono. Per quanto riguarda i canali facebook.com, sì. Ma il parlarne di facebook.com è un canale? Parlarne di Facebook può essere un canale non esterno, però loro come il valore lo comunicano tramite quel canale. Però tu anche vuoi... la quando c'è una perdita di 600 milioni lo puoi fare.
da ex novo, no? Se no parli con te stesso. Beh, chi parla di Facebook è un media esterno non convenzionale, proprio. No, all'interno adesso parlo della mia startup. Aspettate. Facebook in questa slide ha come canale se stessa Facebook, perché? Perché ha una massa critica di 600 milioni di soggetti con i quali può comunicare e può coinvolgere questi 600 milioni, magari un milione alla volta, a fare una determinata azione, o perché gli mette a disposizione la pagina con determinate caratteristiche, che ne so, ogni tanto vedete che vi compare un elemento come test, ma in realtà quello compare solo a determinati utenti di determinate nazioni con determinate skill e così via. Non compare a tutta Facebook. Dopodiché, quando diventa una cosa gradita e le persone l'hanno testato, allora a quel punto viene adottata su tutta la piattaforma. Per cui tu come utente particolarmente privilegiato sei anche contento perché fai parte di questa cosa. Ma tutte queste azioni sono fattibili nel momento in cui hai una massa critica su cui lavorare. Quando nel mio progetto siamo in due, io e il mio socio, che cosa ci comunichiamo? Nel senso, il nostro channel non è sufficiente, la nostra piattaforma. Una cosa che si può fare, avendo una rete a disposizione, è quella di strutturarla anche per un test delle vostre beta. Cioè, se siamo all'interno di un gruppo, di una comunità, la comunità di The Cube, e abbiamo una piattaforma da testare e la vuoi testare in beta ad una serie di utenti ristretti che vi danno anche dei feedback interattivi, avendo una comunità lo si può fare. Poi sono feedback qualificati. Esatto, sono feedback di persone, sono feedback qualificati, ma anche di persone che ti sono accanto e che hanno un background differente. Quali sono le key activity che sviluppa Facebook? Sviluppo, gestione e manutenzione della piattaforma. Quali sono le risorse? La piattaforma, i server, poi chi sono? Le? Eccola. The brand and the huge user base. Il brand Facebook. Hanno investito tantissimo, adesso è quasi una sorta di Coca-Cola come brand. È una grossa base utenti. A questo si aggiunge tutta la parte di partner, che sono chi sviluppa giochi, applicazioni e ha interesse. Le bacche da mungere. Esatto. E ha interesse a condividere dei progetti sfruttando la piattaforma. In Cina hanno fatto il film. Hanno fatto. No. Quello è ancora forse un canale per promuovere al meglio questa cosa, ma non so nemmeno se sia stato finanziato o meno da Facebook, non credo. Però comunque. Quello ha dato visibilità, però dal punto di vista di partner che collaborano sul progetto sono grosso modo chi ha gli stessi obiettivi. Cioè, vuoi raggiungere i miei 600 milioni di utenti, io ti metto a disposizione i miei 600 milioni di utenti, tu mi dai una percentuale di Facebook credit sui giochi. La moneta virtuale è stata già un'idea lanciata da Facebook per tutta la parte di giochi. Quindi che cosa succede? Che tu paghi Facebook con 30 euro, ottieni 1000 credit e quando vai a fare il giochino di Farmville puoi andare a comprare le cicorelle e non devi aspettare l'amico che te le dona. Quindi sui discorsi di Zynga vedrai che è uno dei partner privilegiati di Facebook. E Facebook ottiene un revenue stream su una fetta di royalty dovuta ai giochi. Perché Facebook ti mette a disposizione 600 milioni di utenti. Quali sono i costi di struttura? 3.000 impiegati che operano per mantenere su questa piattaforma di 600 milioni di persone. Technology and maintenance. Immaginate ai server che deve avere gestire Facebook per tenere in piedi una piattaforma popolata da 600 milioni di persone e non so quanti accessi ci sono in maniera simultanea. Non oso immaginare. Forse su Alexa potremmo avere dei dati per sapere un po' qual è il traffico, però sicuramente è una delle piattaforme più cliccate. Lato revenue,
advertising revenue è 30% dei costi sui credit. Ma questo, diciamo, è un modello molto grafico di utilizzare il canvas. Cioè, generalmente quando si scrive o si ipotizza un canvas, lo si fa con i post-it. E quello che ottiene generalmente è una cosa del genere, dove ci appiccichi sopra le cose. Anche perché, come vi ho detto ieri, un canvas voi lo potete riprogettare innumerevoli volte. Potete staccare un post-it e incollarlo da un'altra parte. Potete pensare a una collaborazione con un sito web o tra i partner o come canale per arrivare al cliente. Quindi questo è un mondo molto flessibile. I blocchi sono quelli, ma cosa mettere nei blocchi lo decidi solo tu. L'unica cosa, l'unica regola che devi rispettare è quella che sta giù in basso. Costi minore uguale di ricavi. E quindi ti devi sforzare a posizionare i blocchi sopra per far sì che quando vanno a rispecchiarsi sull'aspetto costi, quella è l'equazione costi minore uguale di ricavi, a seconda di quella che è la tua organizzazione, la tua forma societaria. A questo poi loro hanno associato anche un po' alcuni numeri. A questo hanno associato fondamentalmente i segmenti di mercato con dei numeri, 7 bilioni come popolazione, advertiser 1 milione, developers 1 milione. Quindi ci sono questi dati come segmenti di mercato. Dal punto costi abbiamo 860 milioni costi di revenue. I costi di revenue sono i costi per gestire un flusso di cassa. 427 marketing and sales, ricerca e sviluppo 388 e costi amministrativi 280, che si confrontano però con advertising 3,15 billioni, virtual digital good payment 112 milioni, cioè tutta la parte di pagamenti digitali con carte di credito e quant'altro, e poi c'è Zynga che dà a Facebook 445 milioni per stare su quella piattaforma e perché gli utenti di Zynga possano giocare a Zynga su Facebook e poi mandarti quella notifica che dice ti aspetto a darmi la cigorella su Farmville o ti aspetto a questo gioco per sfidarmi con te. Questo è l'esempio Facebook. Un altro esempio, Wii. Quanti di voi conoscono Wii? Quanti di voi ce l'hanno a casa? Quanti di voi hanno mai giocato? Qual è il modello di business di Wii? Come si legge? Partiamo sempre da destra. Casual gamers and family. Giocatori casuali e famiglie. Sviluppatori e avid gamers. Queste sono le fette di mercato. A queste fette di mercato, a questi clienti, questi segmenti di mercato, si offre che cosa? Motion control, game console e games. Sono tre i valori. Il motion control è la tecnologia che hanno sviluppato, quella del telecomandino. La console è quella che utilizzano per selezionare i giochi e poi c'è la parte giochi. Dimmi. Anche magari, magari una value proposition potrebbe essere anche un momento di aggregazione. Sì. Perché magari la facilità con cui ti puoi interfacciare alla Wii ti permette di creare una, diciamo, un momento di... Ma si gioca anche online? Forse sì, credo di sì. Se c'hai... Sì. Credo di sì. Come value proposition ci sono, la puoi strutturare tu come meglio credi. Questa, diciamo, la puoi vedere, credo che sia un lavoro fatto esterno, non è, mentre credo il modello che abbiamo visto prima di Facebook, molto più colorato, sia fatto proprio da Facebook o da consulenti in collaborazione con, anche per trasmettere quelli che sono i valori dell'azienda. Questo invece è più un lavoro di studio che è stato fatto anche da altre persone che avevano questa Wii, hanno ipotizzato un modello di business. Il caso successivo che vedremo invece credo sia fatto proprio da Nescafé o comunque in collaborazione con.
cioè un caso di studio dove anche la grafica del business model è stato curato meglio. Il business model diventa certe volte anche un modo per comunicare come l'azienda opera, in maniera semplice, con un design accattivante e quant'altro. Quindi questo modello di business è diventato così famoso che molte persone lo utilizzano, molte aziende lo utilizzano per comunicare anche i loro valori. E lo fanno curandone molto bene la grafica. Quali sono i canali? Io ho detto molte volte la rete di distribuzione. Cioè, compri la Wii, ti arriva il corriere a casa con la tua console. Oppure vai al centro commerciale a Lecce, vai a provare la Wii perché la puoi usare in prova e poi se ti piace te la compri. Quindi la rete di distribuzione può essere due livelli. O la compro sul mio sito web di Wii, Nintendo, e mi arriva a casa. Oppure vado al centro commerciale, la provo e me la compro. Quindi qua va aggiunto anche i corrieri. Come invece relazioni, customer relationship, qui hanno messo fiducia. Però fondamentalmente, quali può essere un'altra relazione che io instauro con il cliente? Quando gliela metto in prova. Allora vado nel centro commerciale, te la metto in prova, tieni, giocaci. Tu instauri già una prima relazione con il cliente. Un'altra relazione che puoi instaurare con il cliente è dovuta anche al gaming, no? Hai finito il primo livello? C'è il secondo. Guarda, è uscito Game of Thrones 2, oppure è uscito Assassin's Creed 5. Anche quella è una relazione con il cliente, dovuta però non alla Wii, ma ai giochi. Guarda caso, chi sono i partner? Game developers. Perché sulla Wii, se riesci a strutturare un modello di business efficace ed efficiente, tu puoi andare a prendere una fee anche da chi vende i giochi, perché i giochi te li vendono per quella console. Quali sono le attività chiave? Motion Control Technology Development, cioè ricerca e sviluppo. Altre attività? Oltre alla ricerca e sviluppo, produzione, imballaggio, consegna, almeno fino ai centri commerciali. Qui era forse un caso specifico sul motion control, però al di là di quello, se tu offri la piattaforma, ci devi aggiungere tutti gli altri processi, tutte le altre attività primarie. Infatti scendi sotto, che è risorse engineering. Sì, c'hai solo la divisione di engineering, ma c'hai anche l'impianto per fare la cosa. Ovviamente se sei Nintendo avrai sicuramente un impianto da qualche parte della Cina, del Giappone. Avrai una catena di distributori, avrai una catena di corrieri. Tutti questi aspetti qui mancano. Quindi questo molto probabilmente era un caso ridotto della Nintendo Wii. A questo vanno aggiunti altri aspetti. Key partners, game developers. Perché se io voglio fare questo nuovo videogame, voglio che altre persone che vogliono magari sviluppare dei giochi possano sfruttare questo motion control per fare n cose in più rispetto a una tastierina normale. Sotto, costi di struttura e revenue stream. Costi di struttura, i costi di gestione e di sviluppo della tecnologia e i costi di produzione della console. Come vedete, sopra non c'era la parte di produzione, però sotto li ha considerati. Nella parte però dei costi, che cosa manca? Tutta la parte di gestione della proprietà intellettuale, che in questo caso è stato omesso. Però quanto mi costa avere un motion control registrato, un marchio registrato a livello globale e un brevetto registrato a livello globale? Fatevi i conti, sui 100.000 euro ci siamo. Revenue stream, vendita delle console, royalties per ogni sviluppatore. Allora, stai vendendo Assassin's Creed 5? Ok, una piccola percentuale me la dovrai versare a me che ti sto mettendo la console. In questo modo io guadagno subito sulla console con il mio cliente, ma guadagno anche in percentuale
da tutti i giochi che il cliente comprerà. Occhio sempre a come strutturare modelli di business per far sì che il vostro business sia ricorsivo. Quello che vogliono vedere spesso degli investitori è che le persone tornano sulla vostra piattaforma, se è un sito web, o comunque possano sempre avere dei contatti con te aziende per la parte di manutenzione, di upgrade e quant'altro. I modelli buoni sono quelli ricorsivi. Non puoi fare un'azienda solo per vendere un prodotto. Quello è il settore moda. Il prodotto lo vendi ogni 6 mesi. Molte aziende che operano nel settore moda hanno un periodo di 6 mesi di ricerca e sviluppo, presentazione dell'abito, mentre presentano già in corso la campagna autunno-inverno. E magari prima ti stavano presentando la primavera-estate. Un modello di business ricorsivo è quello: ti vendo prima il pezzo, il prodotto, però poi ti gestisco la manutenzione dello stesso. Che significa che ogni 5 anni, che ogni 2 anni, che ogni anno ti sto facendo la manutenzione e sto dialogando con te per avere una fee per i servizi che ti sto facendo. Dove per me sono semplicemente cambiare una valvola, cambiare una parte di prodotto. Però tu mi paghi la manutenzione. Questo ti permette di creare quello che in gergo gli ingegneri gestionali chiamano lock-in del cliente. Lock-in. Bloccare il cliente. Lock-in. Esatto, mettere il cliente, chiudere il cliente a doppia mandata con la mia azienda, far sì che sia mio e che nessun altro me lo rubi. La differenza del lockout in America. Vabbè. Vi faccio vedere adesso l'altro esempio, è quello del Nescafè. Esempio famoso nel Nespresso, scusate. Nespresso. Macchinetta del caffè cialda che mi permette di avere un caffè a casa in 30 secondi, quindi io posso dormire 20 minuti in più la mattina. No. Allora, quanto costa un pacco di caffè normale? 3 euro. 3 euro. Da 1,50. Da 1,50. Io bevo quarta caffè. Allora, io non vado a fare la spesa. Compro il caffè. Che faccio la mattina con la mia moka Bialetti? Prendo, metto l'acqua, riempio fino all'orlo, metto il contenitore, ci metto dentro il caffè, inizio a bestemmiare perché il caffè è uscito sul lavandino, perché è uscito. Io c'ho quello. Anch'io, però ci sono quei. Non devi schiacciarlo forte, devi solo appoggiarlo. Ci sono persone che utilizzando questo sistema hanno fatto più danno di quando lo versavano prima. E quindi metto questo benedetto caffè, pulisco perché già la mattina sto con un occhio sveglio e con l'altro pure, sto dormendo. Chiudo la macchinetta, la metto sul gas e magari non l'ho chiusa bene e mi sto scendo il caffè di fuori, oppure sbadatamente mi sono dimenticato di mettere l'acqua e quindi non esce il caffè. Sai cosa dimentico io? Mettere il contenitore del caffè, perché metto il caffè direttamente sulla l'acqua. Questi sono. Che cosa succede? Che cosa si sono inventati? Ho detto, beh, sai che cosa c'è? Facciamo un modo nuovo di bere il caffè. Ma alla fine il caffè, il prodotto è uguale. Non hanno innovato il prodotto. Hanno innovato che cosa? Processo. Oppure? L'idea. Oppure? Oppure? Che cosa hanno innovato? Stile di vita. Hanno innovato quello che vi sto raccontando io da 2 giorni. Il business model. Hanno modificato il loro modello di business e hanno detto, sai che cosa c'è? Adesso il caffè lo facciamo così. No. Lo facciamo così. Questo è il modello di business di Nespresso. Allora, qual è? A quali clienti si riferisce? Agli uffici? E alle famiglie. E la value proposition qual è? Il caffè. Portare il caffè in ogni
portare il caffè in ogni ambiente. In ogni ambiente, in ogni casa. Come? Quali sono le customer relationship? Una testa di Nespresso che ti dice: hai comprato 10 cialde, alla 15ª cialda ti darò la cialda di cappuccino in omaggio. Quali sono i canali di distribuzione? Nespresso.com? Vuoi ordinarti le cialde? Vai sul nostro sito. Le boutique che hanno fatto questi volari. Ci sono. Puoi andare a prenderti le cialde di Nespresso direttamente con il sacchetto nell'apposito ufficio che sta in piazza della città X. Puoi fare un ordine per telefono. Oppure te le spediscono via posta. Oppure le trovi nel supermercato se è stata fatta un accordo con una catena di distribuzione. Dietro quindi questo mondo di value proposition, come si sono comportati quelli della Nespresso? Quali sono le attività che fanno? C'è un brevetto sulla cialda, credo che ci sia anche un brevetto sulla macchina. C'è un impianto per la produzione delle cialde, dove prima magari facevano l'imballaggio del caffè che arrivava a chicchi o prima del macinato, che arrivavano le miscele, loro selezionavano, facevano 20% di quella, 50% di quella e 30% dell'altra miscela. Questo è il mio caffè, lo imballo e lo vendo. Adesso magari fanno tutto il macinato, ti creano la cialdina e ti hanno sicuramente rivoluzionato tutto l'impianto produttivo che c'è dietro per far sì che sia tutto un discorso automatico. E alla fine ti imballano il set di cialde. Quindi tu, mentre prima compravi il tuo caffè macinato, adesso compri il tuo set di cialde. Fatto questo, quali sono le altre attività? Tutta la produzione delle tessere e delle schede. Sicuramente ci sarà dietro una piattaforma dati che gestisce il cliente nel tempo, in modo tale da sapere che Paolo beve il caffè americano perché è stato in America e lui ha bisogno del biberon, mentre Giorgio beve il caffè iper espresso perché ha bisogno di riattivarsi la mattina, mentre Lucia beve il caffè, il cappuccino, il mocaccino perché è una diva alternativa. Esempi. Quindi questi servono a tracciare o a mappare un po' quelle che sono le esigenze del cliente, un modo anche di fare lock-in. Cioè, verso che parte sta andando il cliente? Quali sono le cialde che mi ordinano di più? Se testo la nuova cialda con il caffè alla menta, c'è interesse da parte del cliente? Quanti me lo comprano? Quali sono le risorse quindi associate a quelle attività? Allora, per fare la produzione mi serve un impianto. Per fare la distribuzione mi serve una catena di camion che portino, diciamo, queste cialde direttamente nei distributori, direttamente negli uffici con il logo Nespresso. Poi, se non so se si vede bene, ma c'è anche la pubblicità con la foto di George Clooney con il cappello What Else. Quindi anche quella è stata una risorsa che Nespresso ha utilizzato come testimonial per dare un messaggio forte e chiaro a quello, al pubblico. Quali sono stati i partner strategici di Nespresso? I produttori di macchinette, perché? Perché? A parte il fatto che non so se le fanno loro o se le fanno dei produttori esterni, non lo so. Non le fanno loro. Non le fanno, okay. Non le fanno loro perché sennò avrebbero dovuto dotarsi di una seconda di un secondo impianto e di competenze che forse non hanno, perché loro sono stati sempre abituati a fare il caffè. Adesso fanno le cialde, ma non hanno mai fatto macchina. La macchinetta italiana per eccellenza qual è? Bialetti. La Moka. Quindi ho detto: ok, noi facciamo questo nuovo modo di fare il caffè. Loro non hanno mai usato la Moka, hanno usato il Esatto.
Quindi hanno detto, ok, che cosa mi manca però? Cioè, se do questa cialda e tutte le altre persone hanno ancora la moga, non credo che si possa fare. E quindi ho detto, sai che c'è, facciamo una partnership con le macchinette. Tant'è che adesso negli uffici la macchinetta te la portano anche gratis. E ti dicono, la macchinetta nell'ufficio è gratis, però mi ordini le cialde. E quindi cosa succede? Che c'è un ricarico di chi ti ha fatto l'impianto su una percentuale di cialde. Cioè, quando vai a pagare la cialda la paghi 30 centesimi, di costo reale sono 10, 10 centesimi stanno andando al titolare della macchinetta. Quali sono i costi associati a queste risorse? Allora, abbiamo i costi di George Clooney, che ha fatto il What Else. Poi? Che si va a prendere in giro, credo. La gestione degli shop. La gestione degli shop, di personale e quant'altro. Formazione, perché comunque il cliente è molto... è un cliente di alti livelli, è coccolato, quindi comunque il personale che sta dietro deve essere sicuramente formato, eccetera, eccetera. Sì. Poi? E i costi di distribuzione. Costi di distribuzione e costi di impianto. Cioè, un impianto di produzione costa. L'unico modo per quello che ha elencato Maria Alba è tutto indispensabile per poter trasferire la credibilità della marca da un prodotto che era il Nescafè al Nespresso, un altro brand, un altro marchio di valore. Perché fino a ieri Nescafè tutti noi lo conoscevamo come un caffè idrosolubile in quel granulato qualcosa tanto amato dai tedeschi quanto odiato dagli italiani. E come faccio a venire sul mercato italiano con un background, con un brand già acquisito, già conosciuto di caffè idrosolubile? Devo dargli credibilità. Per dargli credibilità avevo bisogno di tutti quegli strumenti. Macchinetta di un certo valore, perché non posso vendere una macchinetta o comunque proporre una macchinetta banale, perché sennò finisco di essere associato sempre al vecchio prodotto. Voi sapete Kinder, che è un prodotto della Ferrero. Avete idea quali altri prodotti ha la Ferrero? Nutella. In Italia no. Il 90% degli italiani sono convinti che la Ferrero fa solo la Kinder e basta. O la Nutella. In realtà produce delle praline che in Italia non ne vende neanche una. Non è proprio sul mercato. Tolti Ferrero Rocher e altre cose da banco della cassa lì. Vende delle praline fuori dall'Italia che sono favolose ed è il primo produttore per il mercato straniero. In Italia non ne vende uno, perché noi siamo al mercato Kinder. Un altro... Questo è un problema dei costi del che brand. Loro hanno dovuto investire perché sconfiggessero, non solo sull'Italia, perché già all'estero, voi andate in Ungheria, Austria poi non ne parliamo, in Germania trovate tranquillamente questi prodotti a prezzi inferiori, per questo motivo, perché lì lo comprano. Noi non spenderemo pochi soldi, perché, come parlavamo ieri, una cosa gratis, perché devo venire ad una cosa gratis? Sarà sicuramente una schifezza. Un altro aspetto fondamentale è quello dei brand. Cioè, Ferrero qui ha più brand. C'ha la Kinder, c'ha la Nutella, c'ha Ferrero Rocher, ci sono il Poké Coffee, credo che siano. Cioè, Ferrero come grossa azienda ha tutta questa serie di brand. Perché fa questa scelta? Diversificare il cliente? No, anche per evitare di fallire come azienda nel momento in cui c'è una barretta di Kinder che è uscita male dall'azienda. Allora sarà un marchio ad essere distrutto, ma non sarà intaccata l'azienda, perché dietro la barretta c'è il logo Kinder e quindi per la gente sarà la Kinder che è fallita, non sarà la Ferrero. I revenue, per concludere questo modello di business, i revenue sono dovuti alle cialde e una percentuale delle macchinette. Perché fondamentalmente quello che possono aver fatto questi di Nespresso o di Nescafè è: ti ho progettato la cialda. Nestlé, sì.
ti ho progettato la cialda, ti ho progettato la macchinetta, ti do a te l'opzione di produrre quella macchinetta, però mi dai delle royalties per tutte le macchinette che vendi. Qui abbiamo chiuso adesso con la carrellata di modelli di business. Adesso facciamo una pausa a caffè, sfruttando, diciamo, i business model, e poi ci ribecchiamo fra un 15 minuti e si lavora in gruppo per lavorare sui vostri modelli di business. Quindi facciamo 4 gruppi, ognuno dei quali lavorerà su un modello di business di un'idea che volete portare insieme. Va bene? Grazie. Sono per Stefano che chiede qual è il business proposition. Qual è? Ho fatto registrati su Facebook app e c'hai una domanda. Sì. No, non ce l'ho faccio più. Taglio il microfono. Ciao a te. No. Ma come si fa il business model di Nespresso spiegato da Salvatore Modena. Ok, la value proposition è portare il caffè in ogni casa. A chi serviva il micro? A lui. Portare il caffè in ogni casa. Value proposition di Nespresso. Portare. E trasformare la pausa caffè in esperienza. Anche perché piccola, diciamo, chiacchierata in pausa caffè, molte volte le idee dove nascono? Dopo una birra. Dopo una birra. Oppure alla pausa caffè. Molte persone si sono rese conto che in degli uffici organizzati secondo i vecchi modelli organizzativi, no? Dove tutti gli ingegneri li mettono in un ufficio, tutti gli avvocati li mettono nell'altro, tutti gli amministrativi sono nel terzo ufficio, le persone si incontravano e parlavano di problemi dove? Alla pausa caffè. E quindi dalla pausa caffè magari si risolvevano o dei problemi aziendali oppure nascevano fuori delle idee che magari possono essere portate sul mercato. Però ricordatevi sempre della differenza tra un'idea e un prodotto. La differenza sta nelle persone che la riescono a realizzare. Perciò se non riuscite a realizzare un prodotto alla fine di questo corso, io sono il primo che vi viene a prendere a calci. Chiaro? Veniamo a chiederti consulenza. Va bene. Pausa.